Signore e signori, benvenuti. Lo spettacolo sta per avere inizio. Il Teatro Dimenticato presenta A Mano a Mano. I giorni duri e sublimi che noi viviamo oggi appariranno lontane, ma generazioni intere si educheranno all'amore per il loro paese, all'amore per la libertà. Questo va per noi. Che dice? Cercano operai italiani. Ma dove? Miniere e Berghe. Questo è proprio fa per noi, lo Cannace, quello costantissimo che c'è qui. Però tutti i biglietti sono gratuiti. Noi dobbiamo immigrare per dare a mangiare ai nostri bambini. Dobbiamo andare in Germania, all'estero. Anche per voi. Il lavoro, più il lavoro non c'è. Figlio mio, figlio mio. Sono rosa, c'era perché io da pensiero c'avevo un pensiero da morire. No, amore mio, tu non parti. Mangiamo pane e cicorie e stiamo insieme. Generalmente sono di piccola statura e di pelle scura. Non amano l'acqua. Molti di loro gustano e tengono lo stesso vestito per settimane. Ciao Pietro. Ciao. Hai letto una cosa molto toccante, interessante, veramente. Sì. Interessante sicuramente. Sì. Ma tu ne sai qualche cosa, è vero, di immigrazione? Sì, sono figlio di immigranti. E con i ragazzini andavate d'accordo? No. Ci dicevano batao di curi a noi. E noi dicevamo patat curi. E che vuol dire? Le patate si fracciano, i baccaloni. Ecco, no? È una bella differenza. Certamente sì. Ma papà tuo ti ha raccontato qualche volta di quello che succedeva sotto nelle gallerie? Oddio mio, c'erano le gallerie, lì c'era il gas e alle volte scoppiava il gas e rimaneva lì sotto. E tanta gente moriva in questa maniera? Tanti, tantissimi. Per terra sai lontana, canta una bordezzo, napolitana. E le donne, ai tempi nostri, certo. Con Mareggia, che facevano? Dimmi niente, facevi la gazzetta, al cuscinetto, e poi facevano anche la scoglia, la domenica, si mangiava, e le fettuccine. We'll be right back.
fa a questo centro. Era arrabbiato con il mondo intero perché la mia vita stava andando in pezzi insieme con la memoria di mia moglie. Non ero pronto ad affrontare tutto questo. Pensavo che eravamo troppo giovani perché ci potesse capitare una cosa simile. Siamo tutti abituati al nonno che non si ricorda, che si perde. Ma oggi noi, non ancora settantenni, siamo considerati forza lavoro e quindi non possiamo perdere la memoria e via via tutte le altre funzioni fino a dipendere totalmente da chi ci sta vicino. Invece a me è successo ed è per questo che ero arrabbiato, perché non potevo più andare a lavorare, perché non avrei realizzato nessuno dei progetti che facevo con mia moglie, siccome avremmo vissuto una volta pensionati con le figlie sistemate. Quando sono arrivato qui mi si è aperto un mondo diverso, non era più il mio, quello che conoscevo, ma sicuramente non era la fine di tutto. Sono stato accolto bene, nonostante il mio atteggiamento sospettoso, e ho visto Elsa cambiare e ritornare a sorridere. Lei che mi evitava addirittura, non voleva tornare a casa con me. Lei che si abbracciava a tutti gli operativi del centro, mentre a me non diceva neppure ciao. Pian piano mi si è riavvicinata, forse perché anche io stavo meglio. Mi sentivo sempre meno solo e soprattutto mi sentivo compreso e quindi ero più disponibile verso di lei. La malattia avanza, proprio perché mia moglie è giovane, avanza anche più velocemente. Ma cosa sarebbe di noi se io non potessi contare 5 giorni a settimana sulle attività che svolgono in questo centro? Qui ho trovato con me, qui ho trovato altri come me, con i quali ho condiviso i problemi e la sofferenza. Siamo diventati amici e anche questo conta nella vita di ognuno di noi. Non so cosa mi aspetterà domani, ma so quello che oggi è. So anche questo anno a San Valentino ho portato mia moglie a ballare e ho condiviso con lei. Scusate. E ho condiviso con tutti gli operatori la gioia di questo momento. A tal scopo, a nome di tutti, voglio ringraziare pubblicamente tutti gli operatori di questo centro. Vorrei citarli uno a uno, ma ho paura di dimenticare qualcuno. E quindi a loro dico grazie per la vostra professionalità, grazie per la vostra umanità, grazie per la vostra pazienza, grazie per la vostra attenzione e grazie per la vostra disponibilità. Invito tutti a un goloroso applauso, che è il minimo che possiamo fare per ringraziarvi di tutto quello che fate per i nostri cari. Grazie di esistere!